amici, ma soprattutto amiche della Bandana Spine Apple Crew. Oggi ha solo i fatti con J. Jonah Jameson. Il match ha scatenato una guerra tra bande nelle strade di Manhattan. Perché, chiedete? Perché nessuno ha voluto ascoltarmi. Dovevamo ripulire la città, ritrovare il rispetto per la cosa pubblica e cacciare Spider-Man una volta per tutte. Non necessariamente in quest'ordine. Così che nessuno psicopatico potesse devastare New York per raggiungere lo stesso obiettivo con i suoi piani. Hammerhead vuole riportarci a un'epoca più semplice, in cui non esistevano diavolerie come i lanciaragnatele. E questo non è sbagliato. La vera indecenza è nei metodi. Attaccare la polizia, terrorizzare i cittadini, non sono un buon biglietto da visita per la nostra epoca semplice, come la bevanda infernale senza sodio che i dottori mi costringono a bere per la mia salute. Fa una pessima pubblicità alla soda. Nel frattempo dov'è Spider-Man, il salvatore della nostra città? Oh, mi devo stendere un attimo. Benvenuto, bentornato sul canale di Marco for Press. Io sono Marco for Press, lui è Spider-Man e questo è il 53esimo video di Marvel Spider-Man per PlayStation 4, il terzo del secondo DLC della serie La città che non dorme mai, ovvero Territori contesi. Stiamo andando da Screwball per far partire la seconda stagione di suoi video. Vai al trasmettitore di Screwball. Ops, eccolo qua. Sì. Le secondarie cercherò di non mostrarle. Sì, parte! Non vedo l'ora di assistere alle mirabolanti acrobazie di Spidey nella seconda stagione. Sai, è che ho già degli accordi con un canale concorrente, per cui... Oh, ti prego, ti ho praticamente scoperto io. Se mi lasci, i miei fan perderanno la testa e potrebbero diventare violenti. Non dimenticare di lasciare un commento e iscriverti. Ciao! Ok, dall'ultima volta ho modificato il suo Trojan per localizzarla ogni volta che partecipo a uno dei suoi episodi. Molto bene. Con sufficienti dati da incrociare, potrò scovare dove si nasconde e sospendere le sue trasmissioni a tempo indeterminato. Molto bene. Quella, l'ultima missione, la mostrerò. Non ho missioni. Quindi facciamone una di queste secondarie di Screwball in attesa che arrivi una missione principale. Non farti individuare da nemici e sensori di movimento. Molto bene. Usare le ragnatele sui sensori di movimento per disattivarli temporaneamente. Sarò veloce e silenzioso. Farò sicuramente cagare sui sensori di movimento. Usa i bersagli fotobomb per ottenere punti bonus durante le sfide di Screwball. Per ottenere il massimo di punti effettua il fotobombing quando il contatore di wow di Screwball è carico. Per attivare questo bersaglio fotobomb esegui eliminazioni furtive nell'area indicata. Non è il tuo forte, vero Spidey? Già. Non era questo quello che dovevo fare. Riprova. È che le sfide furtività bisogna ripeterle più volte per sapere come farlo nel migliore dei modi. Per ottimizzarle e ottenere il massimo del punteggio. In questa quindi faremo cacare. Già siamo morti. Se mi scoprono lo staggio è spacciato. Sotto con il fotobomb! Oh, la tensione alle stelle! Spider-Man si farà scoprire! Salverà lo staggio! Shit. Mi vede. Ah, tempo rimasto, Ale. Ce lo metteremo tutto, addirittura. Non c'era un punto dove... Forse posso disattivare i sensori di movimento con le ragnatele. Ah, tu sei. Ah, nessun problema. Lo rimetto online in un baleno. Ah, ok, quelli sono. Ti sei perso la... Fotobomb! È il momento... Ups! Ma sgamato. Merda, che palle.
Questo video sarà solamente dei fallimenti nelle missioni di Screwball, porca puttana. Sì, ti prego, non me lo fa ripetere tutte le volte quello che devo fare, lo so, anche se fallisco miseramente ogni volta. Sarò veloce e silenzioso. A posto. Ehi, sapete di cosa ho voglia? Di Bubble Bumping! Oh, la tensione alle stelle! Spider-Man si farà scoprire, solverà l'ostaggio e quando muoiono di curiosità! Wow! Questo è photobombing! Hai proprio ragione. Dove cazzo è? Oh, guarda! Photobomb! Ti conviene fare in fretta? Sì, hai proprio ragione. Odd Job Bob 34 dice ti ho denunciato la polizia, sappilo. Ah, te la sei presa con lo streamer sbagliato, Bob! Sono già nel tuo account. Ora sei una schiaffa. No, che coglioni! Che palle, gli stavo dietro. Santa miseria, ma tanto ce la faccio, Adesso non mi devo concentrare sul punteggio. Il punteggio poi lo farò più avanti. Adesso devo solo superare la missione, perché amici, ma soprattutto Mika, Vandana, Aspen e Apple Crew stanno aspettando che andiamo avanti con la storia principale. Le missioni me le faccio off screen. Se mi scoprono, l'ostaggio è spacciato. Okay. Vogliamo altri photobomb! Ah, sei un vermicettolo ostinato, vero? Non ti accorto di niente? Ho sentito... Stronzo! Adesso sappiamo come funzionano i sensori di movimento. LOL Nugats. Trollolol. Ce la facciamo, don't worry. Forse è anche l'unica cosa che facciamo in questo video, ma ce la facciamo. E voglio essere onesto, quindi niente tagli. A meno che... No, no, niente a meno che. Sarò veloce e silenzioso. Ok, adesso so come funziona la bomba. Noi siamo domandando. Spider-Man si farà scoprire, solverà l'ostaggio, e poi non muoiono di curiosità! Pezzo di merda. Cazzo! Soprattutto per l'ostaggio. Mi ho fatto rumore dietro, non dovevo farlo. Va bene. Questa è quella buona, ve lo prometto. Lo prometto, lo prometto, lo prometto. Oddio, ne vale il mio onore di youtuber completamente sconosciuto. Ma che è arrivato a 80 follower! 80 iscritti al canale. Se mi scoprono, l'ostaggio è spacciato. Chissà, magari per quando è uscito questo video saranno diventati 100. Sotto con il photobomb. Photobomb. Ah, pezzo di merda. Non russare ora. E ok, e qua ci siamo. Fin qua siamo i numeri 1. Troppo lontano il photobomb. Grazie per il follow. Fammi pausa.
Cos'è? Odd Job Bob, se ti ricordi, ti ho denunciato alla polizia. Che cazzo fai? Te la sei presa con la streamer sbagliata, Bob. Sono ok. Shit. Telecamera a posto? Non farlo più! Stai zitta, stai. Bene. Guardate come fila, Spidey! Ti sei perso la... Foto bomb! Sorpresa. Ehi, gente! È l'amichevole Screwball del quartiere! Se lo spettacolo vi piace, cliccate su condividi. Ok. A posto. Ah, cazzo, pure quelli laggiù ci stanno. Very bad. Sì, il sensore è attivo, brutta troll imbraglione. Ma stai zitta, sai. Pezza di merda. Scusa, hai mancato il photobombing di proposito? Sì. Che tristezza. Photobomb! Cazzo! Non ci andate tutti e due! Altro sensore fuori uso. Merda, mi è rimasto un minuto e mezzo, devo farne fuori ciclo ancora. Vabbè, ma quei due... Cristo! Stanno attaccati, uno come fa? Cazzo però, cioè... Ma stanno vicini. Va bene. Che devo scegliere, se mantenere le promesse o illudervi tagliando? Non taglierò. Pago il conto e rimando a domani. Screwball di merda. Sarò veloce e silenzioso. Sì, sicuramente. La tensione alle stelle. Spider-Man si farà scoprire. Solverà l'ostaggio. I fan muoiono di curiosità. A posto. Diavolo, fatti un riposino. Non si è accorto di niente? È ok. Questo... Wow! Questo è photobombing! Ah, il sensore è online! Photobomb! È il momento! Un altro è andato! Ciao, Rastapass! Ops! Che cazzo! Come 3 secondi mi erano rimasti? Questo video, amici, ma soprattutto amiche della banda Naspan Apple Crew, se continua così, sarà interamente dedicato a superare questa prova. Non skippatelo, perché magari ci sarà anche qualcosa... Forse non riuscirò. Forse riuscirò a superarla, chi lo sa. No, è foto. Wow, ok. Questo è photobombing. Photobomb, è il momento. In campana, Spider-Man è vicino. Tela qui. Evviva. Pezzo di merda. Photobomb! È il momento? Altro sensore fuori uso. Bene. Am vedi come fila Spidey? Am vedi come fila Spidey? Hey.
questo è proprio un gran testate, cazzo. Telecamera a posto? Non farlo più! Scusa, perché non muori? Cioè... Oh, che culo! Ehi, Screwball, posso intervistarti per un progetto a scuola? Ma certo, Minty Brett, sul mio sito troverai tutte le tariffe. LOL. No, ma chi mi ha sgamato? I sensori di movimento, devo stare attento a quelli. Devo stare attento ai sensori di movimento. Marco, stai attento ai sensori di movimento. Santa Polenta. Santa Polenta, Santa P. Sì. Sarò veloce e silenzioso. Ehi, sapete di cosa ho voglia? Di photobombing! Facciamo il gioco del silenzio. Non si è accorto di niente? No. Per l'ennesima volta, no. Oh, questo è photobombing! Oh, guarda! Photobomb! Ti conviene fare in fretta? Lo so, avrei dovuto avvisare. Dove cazzo è l'altro? Oh, guarda! Photobomb! Ti conviene fare in fretta? Zitta. La gente lavora qui. Minty Brat 77 mi chiede: ehi, Screwball, posso intervistarti per un progetto a scuola? Ma certo, Minty Brat, sul mio sito troverai tutte le tariffe. Ok. Ma che cazzo, porco, guardava proprio di qua. Me ne mancavano tre. Ok. Ok, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Santa miseria, quant'è? 20 minuti che siamo qua, un quarto d'ora. Usa il cervello, Marco, usa la forza. Se mi scoprono, sta già spacciato. Meno uno, ma è ancora lunga. Già. A posto. Ormai manco me lo dice più che c'è il photobombing. Non si è accorto di niente? Ok, peccato perché 3008. No, cazzo, ma non l'avevo visto! Testa di cazzo, no, testa di tela. È proprio un grandissimo testa di cazzo. Perché non riesce a superare, porca miseria, c'ha l'altra. Ce la possiamo facere. Sarò veloce e silenzioso. Io le ho, già le odiavo prima, figurati a te. La tensione alle stelle. Spider-Man si farà scoprire. Salverà lo stato. I fan muoiono di curiosità. Il colpo è molto sonno. Non si è accorto di nulla? Fare in fretta?
Come cazzo faccio, stronza? Credimi, è la soluzione meno dolorosa. Allora, torniamo qua. Odd Job Mob 34 dice che ho denunciato la polizia, sappilo. Te la sei presa con la streamer sbagliata, Bob. Sono già nel tuo account. Voilà. Sono così carini quando dormono. Bravo. È l'amichevole scrupolo del quartiere. Se lo spettacolo vi piace, clicca. Non fare caso a me. Ah, sei un vermiciattolo ostinato, vero? Quanti ce ne abbiamo? Uno, due, tre? Uno, due e tre. Mickey mi chiede: ehi, scrupolo, posso intervistarti per un progetto a scuola? Ma certo, Minty Brett. Sul mio sito troverai tutte le tariffe. Ehi, sfigatello, non hai fotografato niente. Zitta, devi stare zitta. Ci ho messo un po' più del dovuto, ma ce l'ho fatta. Eccomi, siamo arrivati. Accecato. Pezzo di merda. Oggi il turno è finito. Wow. Fermo. Continua. Lì, aspetta la polizia. Riprova il cazzo. Mia nonna saprebbe fare di meglio. Lo so, zitta. L'ha fatto già 2 su 3. Che cazzo? Come aiuto? Beh, a sto punto approfittiamone per fare missioni secondarie. Visto che non ci arriva niente. Visto che Yuri ci chiama quando vuole lei, andiamo a farci il covo di Hammerhead. Amici, ma soprattutto amiche della Bandana Spineapple Crew, questo è il bello delle blind run in presa diretta, no? Succede anche questo. Ho preferito... Ehi, Peter, sempre impegnato? Un tantino, Miles. Perché? Che c'è? Beh, lo sai, non vedo l'ora di tornare in azione, di allenarmi. Voglio lavorare sulle mie abilità da ragno. Sì, lo so, mi spiace, sono stati giorni... Lo so, immagino, sarai impegnatissimo. Per cui mi chiedevo, perché non mi porti con te? Portarti con me? Dove? Sì, a Las Vegas. Le tue missioni, o spedizioni, o pattuglie, non so come le chiami, a caccia di cattivi, per combattere il male, cioè quel genere di cose, no? Da supereroe. Credo che sia ancora presto per quello, Miles. Ma apprezzo di cuore l'offerta. Perché? Beh, non è come al cinema, lo sai. Puoi farti male sul serio. Le strade sono piene di gentaglia, ora come ora. Ma dovrò pure imparare. Hai ragione. Ci vediamo presto, ok? Parola mia. A te chi ti ha insegnato, Peter? Grazie, amico. I ragazzini mi fanno sentire vecchio. E cominciamo. Si va giù. Che bello fluo. Questo dovrebbe essere un disegno di McFarlane, The Todd McFarlane. Sono meravigliosi. Meravigliosi. Perfetto. MJ, ho fatto irruzione in una delle attività di Hammerhead. Sembra una distilleria, ma è chiaramente una copertura. Punterai sul contrabbando. Armi illegali o cappelli eleganti da gangster. Borsalini, intendi? Sarebbe persino peggio delle armi. Tienimi aggiornata sulle tue scoperte. Borsalini, giusto. Il capo ha avuto una... Ma porco cazzo! L'ho visto! Spider-Man! Rimuriranno i muri dalle tue modella! Fuori tutti, stronzo.
Alzate il bicchiere e dateci dentro! Bevete in servizio! Dovrò fare rapporto alla centrale di Ammeret! Questa... Avrei preferito beccare il ciccione. Questo è esatto. Oh shit. Siamo già allontanati da tre. Fate mai dei stampanti di cosa? Dentro? Dovreste organizzarli, credetemi. Oh! Che cazzo? Già, è molto probabile. Grazie per telecamera che entri. Perdiamo uomini. Ma che ragni robo! Meglio cercarli! Come ce ne chiamo, idioti, fatelo fuori! Smettetela subito di attentare alla nostra economia! Se sembra il momento. Vorrei un riscontro. Hai scoperto a cosa gli serve quella distilleria? Nessuno spazio di borsalini. Banalissime stampanti di denaro falso. Immaginavo. Mi faccio vivo al più presto. Grazie. Oh. Falsificare denaro è sbagliato. Ma non è che vi avanzano due mazzette per l'affitto? Così chiedevo. Andata finale, mi piace. Ehi, tenete altra roba illegale nell'ufficio? Chiedo per un'amica. Bravo. Oh. Pezzo di merda. Mi ha beccato. Uccidiamola. Ah shit. Sta decimando, ragazzi. Che Kaiser. Colpito in pieno. Che cazzo, Marco? Quando non mi cagano il cazzo ci riesco. Fumera. Le esalazioni iniziano a darmi alla testa. Meglio pensare all'ufficio prima di svenire. Ah. No. Scusa, scavalca, no? Devo entrare lì. Lo so. Stavo per spaccare.
col piccone. Niente soldi né birra. Ma ecco i registri che dimostrano le falsificazioni. Ehi, MJ, facciamo il punto. Cos'hai di bello per me? Ho trovato una serie di documenti che collegano Hammered a questo posto, per il tuo articolo. E c'è dell'altro, un file criptato. Sembra importante, per cui l'ho copiato. Ti mando tutto. Pete, fantastico! Grazie! Vediamo cosa riesco a ricavare dal file. Vediamo. Vediamo un po'. Ti prego, MJ, fai in fretta. Che sta per uscire la PlayStation 5. Oddio, per quando è uscito questo video? Il deposito, vai al distretto, ma non adesso. Ascoltami, Hammered non può continuare ad armarsi. E quegli scavatori blindati rischiano di fare a pezzi il nostro deposito. Voglio smistare le attrezzature Sable in più magazzini per moltiplicare i bersagli e costringerlo a dividere le truppe. Ok, io cosa posso fare? Proteggi i trasporti. Contiamo di spedire più carichi in contemporanea. Tieniti pronto ad aiutare i corrieri nei guai. Perfetto. Sistemate le armi, penseremo ad Hammered. Concentrati, ci sono troppe vite in gioco. Quel tono di voce non mi piace. Devo trovare un momento per parlare con lui. È doloroso, ma non posso lasciarla sola. Vediamo se riesco a sintonizzarmi sui canali della polizia. Via libera. Ripeto, convoglio 3. Qui via libera. La strada è sgombra. Nessun nemico in vista. Rifugio 2, pronti a ricevere. Ok, fin qui tutto bene. E però questa missione io direi che ce la possiamo fare nel prossimo video. Ho abusato fin troppo della vostra pazienza. Quindi, amici, ma soprattutto amiche della Pandarma Spine Apple Crew, buonanotte e buone botte. Amici, le nostre strade sono più sicure che mai grazie all'instancabile lavoro del fantastico Spider-Man. Ah, sto scherzando! La città è in piena emergenza perché sembra che qualcuno abbia spinto gli stupidi sgherri di Hammered a distruggere le carreggiate nel pieno dell'ora di punta. Evidentemente il boss del crimine pensa che il solo modo per essere ascoltato e ritrovare la decenza di un tempo sia radere al suolo questa città. E per quanto io trovi ammirevoli i suoi sentimenti, proprio come la mia dottoressa ammira che io abbia rinunciato al consumo di alcol, saremo tutti d'accordo nel ritenere che è meglio tornare a casa vivi e in tempo piuttosto che morti e in ritardo. E a quanto pare Spider-Man sta aiutando attivamente il Maggia nello scontro tra fazioni. Spider-Man o Spider-Manigoldo? A voi la scelta.